interpretazione e 9.07 nella performance. Davvero gran programma, grande prestazione. Bellissimo. Ed ora andiamo a vedere Mega 2 Meg Radford, perché tra l'altro arrivano non al meglio della condizione, perché Megan durante l'ultimo allenamento non ha finito l'allenamento, non si è sentita bene, è tornata subito in albergo, è stata male di stomaco con la febbre, per cui fino all'ultimo momento non sapeva neanche se ce la facesse o meno ad essere in gara. Eccoli qua. And this one's for you. And you can tell everybody that this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words. Loose twist. How wonderful life is now you're in the world. Sound and I kicked off the marks. E triplo Lutz sbavato da entrambi. They got me quite cross. But the sun's been kind while I wrote this song. Triple Luz lanciato. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten. È stata bravissima Megan, davvero, perché la vediamo stanchissima arrivare a questo finale. Del resto è stata veramente male, ci vuole coraggio, perché non è semplice poi nella coppia d'artistico veramente tentare il tutto. Beh, per tutto. Bravi, bravissimi, davvero. Presentare... Loro tra l'altro vengono da una stagione che per la prima volta li ha visti arrivare in seconda posizione, perché al Grand Prix a Barcellona sono stati battuti da Fyodor Klimov e Xenia Stolbova. Tra l'altro Fyodor Klimov sta ancora recuperando dal problema alla schiena e ancora in punto interrogativo per la gara di Boston. Allora, Megan ed Eric hanno presentato un programma, ti devo dire, secondo me, ma è una cosa mia personale, non è quello più bello che abbiamo mai visto nell'ultimo periodo. Ma guarda, guarda lei come sta. Sì. Veramente sono attimi in cui c'è Megan che sta malissimo, e quindi gran coraggio davvero ad esserci. Scusa se ti ho interrotto, ma erano momenti in cui insomma capivamo la difficoltà di Megan. Vabbè, allora, prima di tutto diciamo bravissima Megan, perché nonostante questa sua condizione non ottimale è riuscita a presentare un programma estremamente pulito. L'unica sbavatura l'ho vista evidente, dove nell'ultimo pezzo, prima di andare a prendere la spirale, proprio non si sono trovati con le mani e hanno fatto una rincorsa senza toccarsi.
Per il resto invece bravissimo. Devo dire la verità, a me questo programma non mi ha mai convinto così tanto, mentre mi aveva convinto tantissimo il programma dell'anno scorso Libero. Questo non mi torna, mi sembra un po' un miscuglio di quello che erano un po' i passaggi dell'anno scorso che li hanno resi famosi, con col quale hanno vinto tutto. Però vedo poco questa storia d'amore, vedo poco l'intensità, ci sono alcuni momenti dove l'energia non sottolinea il crescendo musicale. Io posso comprendere il fatto che oggi Megan non si sentisse bene, però guarda, proprio parlando anche in altri momenti, io li ho visti la prima volta quando sono stato Canada? No, prima di Skate Canada c'è stata una gara a Berlino. Io sono stato a Berlino a vedere. Ontario, sì, li ho visti perché c'era bravissima l'Autumn Classic. Li ho visti in quell'occasione e anche in quell'occasione non mi avevano convinto. Allora andiamo a vedere adesso il punteggio per loro. 71 e 90 riescono ad essere in seconda posizione, ma sono lontanissimi dal 78 e 51 di Sui Han, però davvero bravi lo stesso. 37 e 36 e 34 e 54 per quanto riguarda la parte dei components. Stanno Stiamo cercando di capire. Sì, stavano parlando.